Treviso. Buongiorno a tutti, bentrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta delle 15 qui a Telechiara. Apriamo con la brutta notizia della morte avvenuta ieri nel primo pomeriggio di Bartolomeo Pezzella, 59 anni, il commerciante ambulante colpito da infarto a causa del maltempo che in mattinata aveva devastato il mercato all'aperto di Maniago, vicino a Pordenone. Dopo aver chiuso gli ombrelloni e le tende all'arrivo del vento, Pezzella si era allontanato correndo in direzione della postazione occupata dal figlio, 29enne. Dopo aver percorso un centinaio di metri però si è accasciato al suolo. Subito soccorso dal personale del 118, dopo un lungo massaggio cardiaco è stato trasferito nel vicino ospedale, ma il suo cuore ha cessato di battere. I vigili del fuoco di Maniago hanno aiutato oltre 80 ambulanti che hanno subito problemi più o meno gravi alle strutture delle bancarelle e dei mezzi. Si stima che l'ammontare complessivo dei danni sia superiore ai 100.000 euro. Fisco, due imprese totalmente sconosciute al fisco, gestite dalla stessa persona e con un volume d'affari complessivo di 3 milioni di euro, sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Oderzo. Siamo nel Trevigiano, operavano nel settore della preparazione dei cantieri edili e della sistemazione dei terreni. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato violazioni all'imposta sul valore aggiunto per 500.000 euro, il mancato versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per 87.000 euro e l'omesso versamento dei contributi nei confronti dei 12 dipendenti per 68.000 euro. Il titolare delle due imprese è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Dopo aver ricevuto le proteste di molti pendolari veneti, il Movimento Consumatori ha deciso di avviare alcune azioni pilota nei confronti di Trenitalia per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dei disagi arrecati ai propri passeggeri. La prima azione legale riguarda il caso di uno studente pendolare che si è rivolto al Movimento Consumatori per chiedere la tutela dei propri diritti di viaggiatore. Il ragazzo per anni ha utilizzato il treno per recarsi all'università, subendo innumerevoli disservizi, tra i quali ritardi cronici nelle ore di punta, interminabili attese nelle gelide sale delle stazioni d'inverno, treni sporchi e maleodoranti, climatizzazione senza controllo, treni eccessivamente sovraffollati e assenza di personale a cui chiedere assistenza. La linea in questione è la Venezia-Bassano. Lo stato di emergenza e il commissariamento dell'autostrada A4 Venezia-Trieste invece faranno risparmiare circa il 40% nei tempi di realizzazione della terza corsia. Lo ha detto oggi nel capoluogo giuliano il presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo. I cantieri del primo lotto, Quarto d'Altino, San Dona di Piave, saranno aperti nei primi mesi del 2010, mentre entro l'anno sarà posata la prima pietra della trasformazione in autostrada del raccordo Villesse-Gorizia. La conclusione di tutta l'opera, per cui è previsto un piano finanziario da 2.300.000 euro, sarà garantita entro il 2014. Il Presidente ha anche illustrato lo stato dell'arte della procedura, anticipando che l'apertura dei cantieri non creerà poche difficoltà. Non sono un tecnico, aggiungo, ma immagino che qualche problema ci sarà. Tondo ha anche confermato l'aumento delle tariffe. E per la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, sulle grandi infrastrutture ci vuole trasparenza e confronto, ma bisogna decidere lasciando da parte i piccoli gruppi contrari. Lo ha affermato oggi a Trieste, intervenendo all'Assemblea degli Industriali della provincia. Dopo un certo tempo, ha sottolineato, arriva il momento di decidere, ancor più se si tratta di grandi opere. In passato questo è mancato, ora è forte la consapevolezza che non si può più andare avanti così. È venuto il momento che da cittadini e imprenditori ci sia un'attività di denuncia quando piccoli gruppi, ha concluso, bloccano infrastrutture fondamentali per la competitività del paese. E a proposito di viabilità, se storicamente ottobre, come afferma la provincia di Treviso, è un mese nefasto per quanto riguarda i decessi sulle strade, nel 2008 si è verificato un cambio di rotta che ci auguriamo di buon auspicio anche per quest'anno. Ieri il sit-in a Roma contro le stragi sulle strade ha visto 5.000 persone sdraiate a terra come dissuasori umani contro la velocità. Ma sentiamo i dati di Treviso, della provincia di Treviso, collegandoci direttamente con la nostra inviata Francesca Iuculano. Buongiorno Francesca.
Buon pomeriggio Cristina, esattamente un cambio di rotta, come dicevi ben tu adesso, 5 le persone che hanno perso la vita lo scorso anno in ottobre nella Marca, a fronte di una media di 12 decessi degli ultimi 10 anni, più che dimezzati dunque le vittime della strada, anche se in Veneto e soprattutto in provincia di Treviso si muore ancora troppo a causa di incidenti stradali. La Marca si piazza al sesto posto in Italia per il numero di schianti mortali, Treviso ha un altro triste primato purtroppo, gli anziani vittime di incidenti stradali sono quasi il doppio della media europea e molte delle vittime sono pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori. Il rapporto Istat pubblicato alla fine del 2008 presenta dati preoccupanti, in Italia ogni giorno si verificano in media 633 incidenti stradali, in Veneto si verificano ben 50 incidenti al giorno e 2 morti ogni 3 giorni. Dal 2000 al 2007 gli incidenti mortali nel nostro paese e nel Veneto sono diminuiti del 27%, ma c'è ancora molta strada da fare per arrivare all'obiettivo fissato dall'Unione Europea di ridurre del 50% la mortalità entro il 2010. L'Italia, come spesso accade, ci diceva oggi il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, è il fanalino di coda, visto che altri stati sono riusciti a fare molto di più per contrastare le stragi sulle strade. Ad esempio in Francia si è arrivati a meno 42%, in Germania a meno 34%, in Spagna a meno 33%. Nel 2008 comunque a Treviso, ribadisce appunto il presidente, le vittime della strada sono state 94 contro le 113 del 2007. Anno che aveva tristemente registrato un decesso ogni 26 incidenti a Treviso e provincia. Da là una grande opera di prevenzione per le scuole soprattutto, ma non solo, anche attraverso alcuni spot pubblicitari abbastanza scioccanti. Cristina, però da quel momento effettivamente i decessi sono diminuiti anche per la costruzione di numerose rotatorie. Il modello Treviso è stato addirittura scelto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come esempio per tutta l'Italia, vista appunto la diminuzione di decessi da un anno all'altro, dimostrazione quindi che la prevenzione sta funzionando effettivamente. E che qualcosa si può fare. Bene, grazie allora a Francesca Iuculano che abbiamo sentito, poi naturalmente maggiori particolari li avremo nel corso della serata con il servizio che andrà in onda nel telegiornale. Intanto adesso noi voltiamo pagina perché è stata inaugurata al Museo Diocesano di Vicenza un'esposizione particolare che ha fatto uscire dai conventi dei frati minori di tutto il Veneto dei preziosi e rari corali. Li vediamo insieme nel prossimo servizio di Giulia Salmaso. Libri maestosi, riccamente decorati e realizzati per le celebrazioni nei cori e nei conventi. Sono i corali francescani, manoscritti su pergamena di liturgie musicate provenienti dai conventi dei frati minori in terra veneta, ora esposti in alcuni splendidi esemplari al Museo Diocesano di Vicenza, che celebra in questo modo gli 800 anni di vita dalla nascita dell'ordine dei frati minori. Laudate Domine omnes gentes. Genti, lodate il Signore. È l'incipit del celebre Salmo 117, uno dei più musicati, ad intitolare la mostra vicentina che si sviluppa in un percorso certamente breve, ma rispettoso dei valori, della sensibilità e della storia dei frati minori nel nostro territorio. È stata fatta una selezione di questi codici, sono circa 22 e che si possono osservare proprio gli originali, perché poi c'è anche una sezione fotografica. E sono stati scelti di tutti i conventi, cioè della provincia veneta, sono stati selezionati alcuni codici rappresentativi delle biblioteche che hanno dentro questi corali, perché di conventi ce ne sono molti, però non tutti hanno dei manoscritti. Nelle sale vicentine, accompagnati non solo dalle immagini di antichissimi spartiti, ma anche dalle splendide musiche eseguite da un coro gregoriano, il visitatore può rivivere i valori e gli impegni di vita di 8 secoli di fede e dedizione al Vangelo. Questo aspetto della preghiera sia stato sempre una delle ricerche principali della vita dei frati, i quali sì, cercano di servire il Signore, di servire i fratelli, ma prima di tutto hanno fatto la scelta di vivere il Vangelo. Laudate Domine è anche una mostra accessibile. Gli antifonari sono stati tradotti in Braille e possono essere ripercorsi con il tatto grazie al lavoro dell'Istituto Configliacchi di Padova. E siamo ritornati in studio con la nostra ospite di oggi, Luigia Fragiacomo, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. E come vedete qui sopra la nostra scrivania abbiamo quello che la nostra ospite ci ha portato, una meravigliosa coperta, sì. Patchwork, un kilt. Un kilt, sì, certo. Veramente molto molto bello, lo vedete impreziosito da questi ricami floreali che lo rendono allegro, sì. e unico nel suo genere, sì, naturalmente, perché sono pezzi unici. Certo, certo. Allora,
Signora Fra Giacomo, noi siamo qui per ricordare che è già partita, è già stata inaugurata a Treviso, una mostra proprio dedicata al patchwork. Sì. Ce ne parla? Sì, la mostra è iniziata il 5 ottobre e con un grande successo, dobbiamo dire, fino adesso di pubblico, siamo arrivati a 1400 persone dal 5 ottobre ad oggi. Noi siamo un'associazione di donne che fanno quilt e abbiamo esposto i nostri lavori, ci sono circa 80 lavori che spaziano nei colori, nelle tecniche, nel modo di fare, insomma. Quindi, questo l'ha fatto lei? Sì, questo è il mio personale che ho portato, però ce ne sono tanti altri. Voi d'altra parte avete già mandato un bellissimo servizio sulla nostra mostra. Dobbiamo qualche immagine proprio della mostra. Infatti stavo vedendo. E poi dobbiamo dire che abbiamo anche una sede molto prestigiosa che il Comune di Treviso ci concede ogni anno, che è Cadano Hall, che è una casa storica di Treviso, una sede museale di Treviso, insomma. Certo. Quindi la cornice e la nostra buona volontà, insomma, e la nostra creatività rende abbastanza appassionante, insomma, dico abbastanza perché non vorrei essere come dire troppo esagerata. No, ma la modestia in questi casi ecco. È fuori luogo, perché siete veramente brave. E quando è che ha imparato lei a lavorare? Io ho imparato circa 13 anni fa facendo un corso di primo livello dove si imparano le prime tecniche, perché viene importato dall'America anche il discorso della tecnica attuale, insomma, perché le donne di una volta lo facevano in tutto un altro modo, diciamo, era un discorso di recupero e via dicendo, sebbene che ci sono i pezzi, sì, però ci sono dei pezzi in America, soprattutto nei vari musei, Houston eccetera, ci sono dei pezzi molto belli, se pensiamo rapportati al tempo in cui sono stati fatti. Oggi invece c'è molta più possibilità di avere stoffe, tessuti, più possibilità di mettere la propria creatività, però diciamo che già le donne quella volta erano bravissime, perché ci sono dei pezzi veramente meravigliosi. Di necessità, insomma, virtù. Quindi. Di necessità, virtù, ma come al solito penso che le donne sanno. Io sono smaccatamente di parte, cioè sanno tirare fuori il meglio di sé, insomma, su queste cose. Devo dire che è un hobby che sta prendendo molto anche le ragazze giovani, insomma, non è solo di chi va in pensione e poi non sa cosa fare. E questo ci gratifica molto. Noi siamo arrivate a circa 60 iscritte nella nostra associazione e questo ci fa piacere. È un modo per lavorare, per stare insieme, per chiacchierare e per sostenersi anche, insomma. Ecco. Assolutamente. E quanto tempo ci vuole per fare una coperta così bella? Ci vuole un po' di tempo, perché è come tutti i lavori fatti a mano, insomma, che richiedono il loro tempo. Ci vuole un tempo per pensarla, un tempo per eseguirla. Mediamente, insomma, se uno lavora tante ore al giorno, in un mese ce la fa, insomma, ecco. Però non è da scoraggiarsi, perché poi quando una cosa piace il tempo si trova, insomma, ecco. E i pezzi che ci sono alla mostra sono anche in vendita? Qualcosa sì, ma in genere sono pezzi personali che vengono eseguiti per se stessi o per regali ai propri parenti, amici, insomma. Però forse qualcuna c'è anche che eventualmente vende. La nostra associazione non ha lo scopo, diciamo, di vendere, ha lo scopo di fare per sé, insomma. Ecco. Anche perché voi adesso, la novità, diciamo, della mostra di quest'anno è proprio l'interattività, cioè voi avete deciso di coinvolgere gli spettatori e organizzate per questo anche alcuni corsi. Sì, abbiamo fatto dei piccoli corsi di approccio al quilt, ma non solo, abbiamo anche inserito, visto che era l'anno della creatività, abbiamo inserito anche un discorso di letture animate per i bambini, proprio perché ci piace anche avere un pubblico molto più ampio, e anche abbiamo inserito delle dimostrazioni di la Maria Rosa di Postioma, che ha una fioreria che si chiama Laboratorio Guscio Verde, che fa delle dimostrazioni su come usare i materiali naturali
speciali per addobbare la casa, per il Natale, eccetera. Cosa che ha avuto successo, perché magari uno viene incuriosito per queste cose e poi vede anche il resto, insomma. E anche perché noi ogni anno cerchiamo di abbinare altre cose, in modo che ci sia un po' spazio per le varie creatività. Abbiamo fatto incontri sul cioccolato, abbiamo fatto incontri con artiste straniere che fanno patchwork, europee, insomma si cerca sempre di abbinare varie cose alla, non solo quilt, insomma, ecco. Sì, quest'anno era la creatività, era dire a fare cucire il titolo nostro, perché appunto bisogna pensarlo, crearlo e poi cucirlo. E poi cucirlo. E la mostra fino a quando sarà aperta? Fino al 25 ottobre. Fino al 20... All'interno della mostra, tra l'altro, ognuno, chi viene a visitarla, può votare il quilt che preferisce. Ma c'è anche una gara. Sì, quindi c'è una gara tra di noi, molto tranquilla, perché non è che siamo preoccupate. Competitive. Ecco, e in cui uno vota e poi chi il quilt che riceverà più voti verrà premiato. Insomma, abbiamo i nostri sponsor che sono gentili, ci offrono sempre materiale per doni, questo. Certo. Sì. Bene, allora direi che adesso che è arrivato il freddo, questi kilt faranno anche sì, più comodo, visto che sì, tra un ci po' va meglio a lavorare. Ci metteremo le coperte. Certo, certo. Grazie allora. Grazie a voi e grazie anche a tutti quelli che sono venuti fino ad oggi, insomma, a trovarci. Bene. E aspettiamo quelli che non sono venuti. Certo. Grazie con allora piacere a Luigia Fragiacomo, che appunto ci ha parlato della mostra di patchwork che si tiene a Treviso. Vorrei ricordare soltanto ai nostri ascoltatori che l'edizione del TG delle ore 15, cioè questa, è disponibile a partire da questo pomeriggio su YouTube, quindi sarà possibile rivederla e scaricarla. Intanto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, la prossima edizione del telegiornale sarà alle 16:30.